Il programma è offerto da Corpo Vigili dell'Ordine, un'organizzazione su cui contare. Televisore, perle di sudore, siamo qui. E ti sembra strano stringersi la mano, forse no. Più su, il tuo timore che sale su. Anche tu, un gol, ti basterebbe un gol, e la felicità scoppia dentro di te. Un gol, forza soltanto un gol, per 7 giorni avrai. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con Parliamo di Calcio nella giornata delle dimissioni di Carlo Tavecchio, perché questa è la notizia del giorno. Qualcuno si chiederà cosa c'entra col calcio dilettanti. C'entra, è centrato e non è detto che non c'entrerà in futuro, ma è la giornata delle capoliste che sono cadute, perché il Gozzano è stato battuto alla Pro Sesto ed è stato agganciato in vetta al girone di Serie D dalla Caronnese. La Patria è stata battuta, la prima sconfitta stagionale per la squadra di Javorcic, che ha perso l'imbattibilità, dalla Pergolettese. Allo stesso modo è stata agganciata alle bresciane dal Forezzato, in testa alla classifica con una postilla, perché comunque la Pro Patria, così come il Darfo, hanno già riposato, mentre Arezzato il turno di riposo non l'ha ancora incontrato. Nel girone A di Eccellenza invece è Bagara in testa, sono in 5 in 2 punti, quindi lì si stanno dando veramente battaglia. Nel girone B di Eccellenza Sondrio e Nibbiano-Noggiano stanno cercando di prendere un po' il largo, e complice anche la sconfitta del Verdello, tant'è che la terza forza di questo girone adesso è la Cisanese. Nel girone C anche qui lo Faninghese ha accorciato sulla capolista, la Drenza riposava, lo Faninghese ha vinto e adesso i punti di vantaggio della corazzata bresciana sono solo 3 su tutti gli altri. Di questo parleremo, abbiamo un sacco di immagini da vedere, abbiamo anche tante curiosità delle cose, perché si è parlato di calcio dilettantistico, di qualche squadra anche a livello nazionale in alcune trasmissioni comiche, vedremo di chi e dove. Ne parleremo con i nostri ospiti. Qui con noi ci sono Luca Ferri, difensore del Caravaggio. Ciao Luca. Buonasera, buonasera a tutti. Vi do del tu perché siete tutti giovanissimi. Buonasera. Mario Colonetti, buonasera. Che è ritornato a grande richiesta. L'anno scorso è venuto, e poi ti chiederemo, esatto, qualche informazione, con la maglia in forza Arezzato, adesso sei allo Faninghese. Sì. Sono già stati qua i tuoi compagni. Esatto, sì. Vincenzo e Forbiti qualche settimana fa. Li ho seguiti. Ci hanno dato un po' di informazioni. Manuel Favia, ciao Manuel. Buonasera. Giornalista. Al seguito possiamo dire, in queste ultime giornate, in modo particolare da Pro Patria, quindi esatto, ci potrai dare un sacco di informazioni sulla capolista del girone B. Però ieri hai visto il Legnano, giusto? Sì, ieri ho visto il Legnano. Tutto girone A. Serie D, eccellenza, sappiamo su chi appoggiarci. E ora invece vedete una partita di rugby, per cui non so cosa ci racconteranno questa sera. Alla mattina. Claudio Falconi e Giulio Di Dotti, vabbè, c'eravate però, giusto? Sì, no, però la mattina. Ma hai segnato qualche cosa di rugby che non sapevo, Claudio? Ho dato qualche piccola nozione di qualche regola. Comunque mi ha fatto piacere trovarlo sul campo di Urgnano a vedere questa partita di rugby. Quindi Giulio Ghidotti, veramente giornalista a 360 gradi nel mondo dello sport. Lì è casa mia, cioè. Questo è vero, questo è vero. Questo è vero, è una cosa che mi sono dimenticato, era di farti offrire il caffè. È cascato fuori dal letto, era pranzo. Campo, praticamente. Però è stato bello. Allora, abbiamo detto, sono successe un sacco di cose, abbiamo naturalmente buttato lì le dimissioni di Carlo Tavecchio, c'è un video che gira in rete della sua conferenza stampa con la comunicazione ufficiale oggi. Tanti si chiedono, magari non so, c'è il fantacalcio, c'è anche il fantapresidenti, forse Giulio, quanto possa essere reale il fatto che ritorni da laddove era partito, perché comunque dopo più di un decennio alla guida della Lega Nazionale Dilettanti. Ma speriamo di no. Allora, in realtà la voce credo che nasca perché il candidato possibile per la presidenza della FGC è Cosimo Sibilia, che è presidente della Lega Dilettanti. Si darebbero il cambio. Ti dirò che io Tavecchio non lo sopportavo più quando era presidente della Lega Dilettanti, perché lì era un po' il padre padrone, ok? E tanto capace quanto non ho visto una gestione molto trasparente in tutti quegli anni. Invece nella Federcalcio lui si è trovato comunque in tanti giochi di potere. Sì.
quindi in una situazione più complicata, e non ha fatto, secondo me, malissimo, a parte la scelta disastrosa appunto di mister dell'allenatore Ventura per la nazionale, che però in conferenza stampa oggi ha detto non l'ho scelto io. Peggiora, sì, ma peggiora ulteriormente, secondo me, la sua posizione. Non è che certo l'attenua. Comunque vedremo chi sarà nei dilettanti il presidente, se Siviglia veramente andrà a fare il presidente. La cosa curiosa è che oggi le dimissioni sono scattate perché la Lega Dilettanti è stata contro. Sì. Quindi il suo mondo pensava di avere dalla sua. Esatto, la cosa curiosa mondo. È che il suo mondo, dove lui ha avuto largo potere, è stato quello che oggi l'ha fatto praticamente dimettere dalla presidenta Fici. Parenti serpenti, giusto, si dice sempre così. Vabbè, torniamo al nostro calcio, quello giocato, quello che ci piace di più, anche se il Caravaggio non ha giocato, giusto, riposavate. No, avevamo una giornata di sosta. Non sei andato a vederti qualche partita. Non sono andato a vedere nessuna partita, avevo altri impegni. Ok. Sinceramente. Però state facendo un buon campionato. Sì, dai, siamo partiti bene in queste giornate. Le ultime giornate abbiamo fatto un po' fatica, ci siamo ripresi con la Virtus Bergamo vincendo da loro 1-0, facendo un'ottima prestazione, e quindi speriamo di continuare così. Bergamasco che stanno andando abbastanza bene, per quel che riguarda voi Virtus e Ponte, molto bene. Il Ponte penso sia 2-3 punti dalla vetta adesso, poi vedremo la classifica. Un po' meno bene per quel che riguarda Grumellese e Ciserano, però fondamentalmente è come ci si pensava che andasse. Sì, noi la Grumellese l'abbiamo incontrata in un turno infrasettimanale e posso dire che comunque è un'ottima squadra, abbiamo fatto molta fatica a vincere contro di loro e secondo me durante l'arco del campionato riuscirà a rialzarsi. Mario, il girone dello Fanenghese è bene o male quello che tu hai fatto con il Arezzo, esatto, l'anno sì. scorso, perché ci sono le bresciane, sì, vabbè, c'è la Luisiana di Provenza, però rispetto all'anno scorso non c'è la corazzata. Esatto, sì. La differenza poi che ho notato rispetto all'anno scorso è che il girone bresciano è molto fisico. L'anno scorso eravamo la squadra super favorita e ci aspettavano, tutti giocavano alla morte, ci aspettavano tutti fuori dall'area, le classiche barricate. Invece quest'anno la differenza, ci si diverte di più. Esatto, almeno si riesce a giocare un po' di più. A proposito di Rezzato, io prima ti ho chiesto quanti tuoi ex compagni sono rimasti? Uno, mi sembra, Dalton, il mediano. Dà un po' anche il peso di quello che è successo. Anche Ruopolo era rimasto, che lui è arrivato a dicembre. Sì, lui è Dalton e Ruopolo. Due su quanti? Perché sai che non so quanti ce ne hanno in rosa Rezzato, Giulio? È possibile avere un dato? No. Adesso c'è un meno uno, però. Diciamo. C'è un meno uno, ok. Sì, è vero. C'è un meno uno perché è un giocatore di una squadra che va a vederne un'altra mentre la sua sta giocando. Non è bello, giusto? E questo non lo sapevo, l'ho sentito da te, chiaramente è Marzeglia il riferimento. Marzeglia era in tribuna a sesto. È uscito e addirittura sembra che fosse a sesto. Gozzano. Per cui è un'indicazione abbastanza precisa. Va a sesto a Gozzano, si potrebbe eventualmente lanciare questo sondaggio, ma no, va a sesto. Manuel, invece tu stai seguendo la Pro Patria, li stai anche portando abbastanza bene, perché sì. Dico, vabbè, è vero che eri imbattuta, però con il tuo arrivo c'è stato anche questo filotto di vittorie consecutive, squadra in testa alla classifica, nonostante rimangono ancora un sacco di assenti, soprattutto qualche big. È rientrato Santana, ho visto che è entrato anche le noci in campo gli ultimi 5 minuti. Sì, un quarto d'ora, purtroppo la coperta è un po' corta da un mese a questa parte. Bortoluz avrà collezionato un'ora di gioco, le noci meno. È stato forse un azzardo provare Santana dal primo minuto, ma ci può stare, insomma, ha bisogno anche di minutaggio l'argentino, e ricordiamo che c'è fuori ancora Di Sabato, che nella parte iniziale era stato forse il migliore. Fortunatamente invece ha giocato Gazzo, che sembrava si fosse fatto male. Per fortuna abbiamo escluso un infortunio più grave, anche ieri un po' sottotono Pedone, che vince fino a questo momento era stato straordinario, ma è una battuta d'arresto che ci può stare, insomma, il Pergo secondo me è un'ottima squadra. Tra l'altro loro, dalle cronache, soprattutto dei loro giornali, dicono forse la miglior partita fatta alla Pergolettese quest'anno. Forse la migliore del Pergo e sicuramente il peggior primo tempo della Pro Patria, da quanto mi hanno detto. Quindi un punto, zero punti, insomma alla fine è stato preso anche un palo. Una battuta d'arresto che ci può stare. Allora andiamo a vedere i risultati e poi andiamo a vedere, sfrutto la presenza di Manuel in studio, anche le immagini di Pergolettese Pro Patria. Andiamo a vedere i risultati del girone B di Serie D, così vediamo. Oltre all'1-0 che la Pergolettese ha raccolto in casa con la Pro, quali sono stati gli altri risultati? C'è stata la sconfitta del Crema sul campo della Bustese, e qua ci faremo magari aggiornare da Claudio se sa qualcosa sul futuro di Porrini in vista di un derby
derby in anticipo sabato sera, che vedrà appunto in campo Crema e Pergolettese in un replay del turno di Coppa. Il Rezzato è andato a vincere sul campo del Ciliverghe 3-2, una partita decisa da un ex, ce n'erano tanti in campo, Bertazzoli che ha segnato nel finale dopo che il Ciliverghe aveva impegnato il portiere del Rezzato in più di un'occasione. Il Pontese è andato a vincere sul campo del Cesano 3-2, anche qua con un ribaltamento di risultato nel finale. Il Lecco ha perso ad Arfo 2-1, la Calcio Romanese ha perso sul campo del Levico 3-1, con lo stesso risultato ha vinto anche il Lumezzano che la Virtus. La Pro Patria ha perso sul campo la Pergolettese 1-0, lo Scanza porta a casa l'ennesima importantissima vittoria negli scontri diretti 1-0 con il Dro, e la Grumellese, che vinceva se non sbaglio ed era anche in 11-10, ha finito col perdere sul campo del Trento 3-2, una sconfitta pesante, riposava appunto, l'abbiamo detto, il Caravaggio. Quindi la classifica vede tre squadre in testa che sono Pro Patria, Arfo e Rezzato, con però Pro Patria ed Arfo che hanno già riposato. Segue il Pontisola, un sorprendente Pontisola a 29 punti, quindi a 2 punti dalla vetta, e anche il Ponte ha già riposato, così come ha già riposato la Pergolettese che ha 26. Poi comincia ad allungarsi la classifica perché l'Ecco è a 24 ma deve riposare, riposerà proprio il prossimo turno. Poi troviamo Virtus, Bergamo a 22, Ciliverghe Caravaggio a 20, il Crema e il Levico a 19, lo Scanzo che si è tirato su a 18, Bustese, Lumezzana a 14, Cisano 12, Trento 11, poi il trio Grumellese, Dro e Calcio Romanese che chiude la classifica con 9 punti. Vedremo anche qui, poi parleremo anche un po' di mercato, soprattutto per quello che riguarda le squadre un po' più in difficoltà. Ma dicevamo, abbiamo le immagini di Pergolettese Pro Patria. Devo ringraziare per le immagini Antonio Milanesi, per la voce ringrazio Manuel Favia, le faccio commentare a lui, andiamo a vedere quello che è successo. Bella cornice di pubblico al Voltini, ben tre pullman da Busto, veramente un'atmosfera importante. La Pergolettese inizia subito fortissimo con Pedrabissi che si accenta dalla sinistra e impegna Mangano, poi Ferrari la butta dentro ma da posizione di fuorigioco. Straordinario davvero Ferrari in questo inizio di stagione, qui sul calcio d'angolo ancora una volta la spizzata di Ferrario per l'arrivo di Manzoni, pallone alto di pochissimo, è praticamente un monologo nel primo tempo da parte della Pergolettese con Mangano che viene chiamato in causa in più interventi. Nella Pro Patria si vede qualcosina giusto nel secondo tempo, qui c'è un lancio in profondità, un contatto dubbio ai danni di Gucci che era stato un grande protagonista nella scorsa partita, l'arbitro lascia proseguire, ancora uno spazio della formazione di Javorcic con un tentativo di Gucci dalla distanza, una gara che sembrava ormai incallanarsi verso lo 0-0 finale. Questa forse è la più grande palla gol degli ospiti, il cross di Pettarin, la palla sbuca sul secondo palo per Molnar che in due volte non riesce a trovare il guizzo vincente, e alla fine forse nel miglior momento della Pro Patria qui c'è un inserimento di Pedrabissi che non riesce ad agganciare il pallone, il Pergo torna ad attaccare, qui ha un'altra ghiotta opportunità anche se era posizione di fuorigioco sempre con Pedrabissi, qui c'è il cross di Boschetti, la difesa della Pro Patria si dimentica Ferraro sul secondo palo ed è bravissimo l'ex attaccante del Monza ad infilare Mangano con il piattone destro, davvero forse l'attaccante migliore di questo girone onestamente Ferrario, sempre determinante, qui la grande chance per Gucci che pizzica il palo esterno destro con il tacco e poi il pallone che si perde alle stelle, ma devo dire una partita giocata meglio dalla Pergolettese, interpretata meglio dalla formazione di Curti, la Pro Patria insomma dovrà cercare di recuperare i giocatori più importanti che ha fuori già da domenica contro il Trento e ha tutte comunque le possibilità di vincere il titolo d'inverno da qua al termine dell'anno solare. Stavo guardando appunto Trento prossima avversaria e poi quella successiva vanno sul campo del Levico, quindi due trentine le prossime avversarie della Pro Patria. Qui vediamo che c'è il dovuto festeggiamento in casa Pergolettese per la bella vittoria raccolta. Andiamo a vederci anche l'intervista realizzata da Antonio Milanesi al termine della gara con Pierpaolo Curti, naturalmente soddisfatto, naturalmente sorridente per la prestazione, che però non manca di lanciare una freccettina ai suoi giocatori. Parliamo della gara con Paolo Curti. Allora Paolo, una grande partita del Pergo, un fantastico primo tempo, un ottimo secondo tempo. Sì, era un peccato aver finito non in vantaggio il primo e invece non pensavo potessimo reggere ancora con quella quantità e qualità il secondo e invece sì. Ovviamente non con la stessa proprio lucidità, però credo che sia il giusto premio il gol a una partita
bellissima. Ripartiremo da qui, l'ho detto ai ragazzi, di avere un atteggiamento dove la prima fa paura, l'ultima deve fare la stessa paura. Prima di tutto di pensare di fare la partita sull'avversario rispettandolo tantissimo, oggi veniva facile perché era, ripeto, punti e classifica dicevano che era così. Dobbiamo avere un po' quella sana paura anche quando incontri squadre diverse. Eppure un po' sembrava incanalata come le altre, insomma la buona gara, le occasioni mancate. Sì, ancora una volta purtroppo siamo riusciti a sbagliare un paio di gol che potevano aprire nel momento migliore nostro, il primo tempo, potevano cambiare insomma anche l'inerzia, anche due ce ne stavano nel primo tempo e poi siamo riusciti a trovarlo quando la partita sembrava andare verso forse un risultato di parità e invece l'azione però poi del gol è bellissima ancora. Quindi era un per Paolo Curti soddisfatto che Claudio ha detto: dobbiamo metterci la stessa intensità, la stessa voglia, lo stesso carattere con qualsiasi avversario, perché è facile trovarlo quando giochi contro la propria patria. Credo che per loro venivano dal pareggio di Grumello, dove c'era stata anche una situazione un po' così, una leggera tensione, ma credo che il mister avesse voluto replicare a dei tifosi, e i tifosi sono quelli che dopo 90 minuti di averti fatto sembrare la tua squadra possono magari anche lasciarsi andare a dire qualche cosa. Il mister ha voluto rispondere, c'è stato un piccolo battibecco che si è sistemato. Poi direi che in settimana i festeggiamenti per il compleanno della Pergolettese e quindi 85 anni festeggiati davvero con due o tre incontri in città molto belli, molto importanti, hanno rimesso a posto tutte le cose, il mister è stato capace e la società è stata capace di ricondurre l'attenzione della squadra su questa gara così importante. Sicuramente la Propatria ci ha messo qualche cosa di suo nel non disputare, diciamo così, all'altezza del primo tempo, ma la Pergolettese sicuramente in questo momento sta bene e lo ha fatto vedere proprio nella gara di ieri, una gara dove ha mostrato anche una certa maturità a mio avviso. E adesso ci sono 5 giorni per lavorare su un derby che si presenta nelle vesti del derby dove la Pergolettese vuole rifarsi della sconfitta subita in occasione dell'appunto derby di Coppa, ed è un derby che vale a mio avviso decisamente di più per tutto quello che è quello che sta intorno, e quindi il derby davvero della città di Crema, appunto anticipato tra l'altro a sabato sera, secondo me una delle decisioni migliori per poter godere di grande pubblico allo stadio Voltini di Crema. Chiudiamo il discorso su questa partita con Ivan Javorčić, il mister della Propatria, sempre molto schietto, sempre molto lucido, nonostante fosse il termine della gara. Andiamo a sentirlo. Parliamo della gara anche con Ivan Javorčić, allenatore della Propatria. Allora, una gara non buona, diciamo, della sua squadra, sotto il solito livello. Ma penso che il primo tempo, obiettivamente, Pergolettese ha fatto più di noi. E quindi si è meritato magari di andare anche in vantaggio, finito 0-0, nel secondo tempo c'è stata più partita, c'è stato più equilibrio, poi su un episodio in partite così equilibrate abbiamo preso gol, però alla fine dobbiamo fare complimenti al nostro avversario e noi vedere dove abbiamo sbagliato e ripartire. Però insomma è la prima sconfitta di quest'anno, questo sta a indicare di quanto buono stia facendo la sua squadra. Ma sappiamo che è un campionato molto equilibrato, molto difficile, con tante squadre che possono ambire a fare delle cose importanti, quindi noi proseguiamo la nostra strada, cercheremo di prendere e di imparare da questa partita come da tutte le altre e andiamo avanti, insomma c'è ancora tanta strada da fare. C'è sicuramente ancora tanta strada e tante partite da giocare. Luca, tu hai rischiato di giocarne ben poche quest'anno, perché comunque hai avuto, chiamiamolo infortunio, anche se non è un infortunio perché non c'entra col discorso tecnico, ma a ottobre te la sei vista brutta. Esatto, il primo ottobre a Lecco ho preso una testata da Bignotti durante uno scontro aereo e mi hanno portato all'ospedale in pronto soccorso, mi hanno tenuto una notte in osservazione,
perché c'era un'emorragia interna al cranio, e questa cosa i dottori volevano vedere se si espandesse nel cervello, e allora lì la cosa sarebbe stata grave e quindi da operare, mentre invece fortunatamente le cose sono andate bene e la mattina successiva mi hanno dimesso. Questo però mi ha portato a stare fermo completamente per un mese, per 30 giorni, e dopo 15 giorni di ripresa graduale poi sono riuscito a rientrare con la Virtus Bergamo. Quindi ad hoc. Ad hoc, esatto. Per il derby. Io mi ricordo che era il portiere che giocava col caschetto, giusto dopo... Gioca ancora col caschetto. Tutte le polemiche che erano state fatte in occasione di quell'infortunio e quant'altro, poi alla fine di portiere col caschetto ne vediamo uno solo, Claudio. Ma questo è vero, nel calcio questo accade. Credo che per lui non sia una questione di prescrizione, probabilmente no, ha deciso di giocare con questo tipo di protezione. E non dico sono i portieri quelli che corrono con il rischio maggiore. Sicuramente cioè, lo scontro è quello che può accadere con più facilità. Mi riallaccio a quello che diceva lui prima, essere stato costretto poi ad una sosta di 30 giorni in realtà è stato un dettame dei medici. Assolutamente sì, sì. 30 giorni di riposo assoluto, sì, sì, sì. Senza alcun tipo di sforzo, questo mi è stato detto. Accade anche, a me è capitato di vederlo, noi abbiamo, parlo di rugby, ma un giocatore under 18 che è stato ha subito uno scontro, è rimasto a terra, l'intervento del medico e poi anche se già si vedeva che, diciamo così, stava meglio, però è stato costretto ad andare via in ambulanza. Nel mondo della federazione l'arbitro ha segnalato questa situazione, la federazione, il comitato regionale ha voluto vedere il referto medico. Se il referto medico avesse indicato che il trauma aveva con una certa denominazione, diciamo così, costringevano il ragazzo ad una sosta di 30 giorni esattamente. Invece in quell'occasione la prescrizione dei medici, il referto con cui lo hanno liberato dopo le 5-6 ore in cui è rimasto in osservazione in ospedale, non indicava questa cosa, ma comunque è stato chiesto 15 giorni di riposo, sì. Invece non si fermano i vostri messaggi, soprattutto quelli sul fronte ponte, perché Ricino ha segnato, ce le abbiamo le immagini, ve le facciamo vedere, vi lamentate sempre da ponte, non abbiamo mai le immagini del Pontisola, ma ce le abbiamo, un gran gol. Qui dovete decidere però, perché c'è chi scrive un gol alla Bonimba, un gol alla Paolo Pulici, prendiamo una scelta, una via, decidiamo. Ci sono tanti complimenti anche per Pinto, per la forza del sacrificio, naturalmente anche per i gol che mette a segno, per la sua professionalità, per la vittoria naturalmente sul Cesarano. Dodo vuole ringraziare il presidente Bonasio per aver portato al Pontisola un grande bomber come Re Giorgio Recino, che ha segnato un gol da Cineteca. Poi andiamo a vederlo, adesso andiamo magari in pubblicità, così organizziamo un secondo perché il mio computer si è spento, allora lo accendo e vado a vedere anche i messaggi su Facebook, ci rivediamo fra pochissimo. Un gol, basta soltanto un gol, un grido sale in gol, basta soltanto un gol, un grido salirà. Perdendosi lassù. Allora, rieccoci qua. Andiamo subito a vedere un po' di immagini. Partiamo da Darfo Lecco, che è appunto la bresciana meno attesa in testa alla classifica, ma sicuramente lì con merito. Ieri ha messo a segno un'altra vittoria, mettendo fine alla striscia di 9 risultati utili consecutivi del Lecco, appunto. Andiamo a vedere il 2-1 grazie ai colleghi di Lecco Channel. Vignotti, Cavalli e Moledi a centrocampo. Attenzione adesso la sponda verso Galelli, limite dell'area, la conclusione Nava, non si fa sorprendere. Parte Mucchetti, secondo palo, attenzione, la palla rimessa dentro e c'è la deviazione sotto porta alta sopra la traversa da parte di Galelli. L'intervento difensivo del numero 17, ancora Darfo, avanti e c'è Nava che si fa scavalcare da un pallone innocuo. È costata la rete in favore del Darfo. Darfo che adesso torna avanti, sempre Galelli dalla destra si accentra,
l'appoggio a Spampatti, limite dell'area, ancora largo la sfera, il centro Nava, si salva il palo e poi la rete del Darfo, ma impossibile, una retroguardia blu celeste che ha concesso tre chance nella stessa azione, alla fine è arrivata la rete, retroguardia dell'Ecco colpevolissima in questa occasione, non si può veramente concedere tutto questo alla formazione seconda in classifica, che cinica quanto si vuole, ma adesso sul 2-0 sarà veramente difficile da riprendere. Meyerg dalla sinistra, il cross dentro, arriva il liscio e la rete di Cristofoli, subito la rete di Cristofoli al quarto. C'è Cavalli, limite dell'area, Bignotti, lo scambio tra i due, ancora Bignotti, entra in area, Bignotti e da terra Bignotti, il fallo da rigore e c'è il fischio del signor Bindella. Vedremo la decisione di Bindella. No, incredibile, incredibile, annulla la decisione di Bindella del rigore. Vediamo la battuta e Nava alza in angolo, la bella battuta del giocatore del Darfo sulla destra a campo, salta due uomini, entra in area dalla destra Lauricella, fortunatamente batte su Nava che conquista, abbranca la sfera. Luoni cerca di non fare fallo, c'è poi il fischio in anticipo addirittura di 5 secondi. Allora, non vi rifaccio vedere le immagini, ma l'annullamento del rigore concesso non era perché la guardaline abbia riferito che il fallo non era da rigore, ma perché Cristofoli era in fuorigioco sull'assist che poi ha servito. Questo è quello che è successo appunto in quel di Darfo. Luca, tu diceva, il Darfo l'avete già incontrato, giusto? Abbiamo già incontrato, sì, una squadra tosta. Anche la Pro Patria? Anche la Pro Patria, abbiamo perso 2-1 da loro. E anche Arrezzato. E anche Arrezzato, 3-1 in casa, sì. Chi ti ha impressionato di più? Assolutamente Arrezzato. A livello individuale, secondo me, è la squadra più forte del nostro girone. Anche se non c'è più Mario. Anche se non c'è più Mario, esatto. Però sì, veramente, mi hanno impressionato, soprattutto nel reparto offensivo, sono molto, molto forti. E dietro, comunque, sono una squadra compatta, Arrezzato, assolutamente. Mario, tu hai scelto di scendere di categoria e di rinunciare alla Serie D perché... Sì, dall'anno scorso quando sono andato a Arrezzato, dove c'era appunto l'obiettivo di vincere il campionato e salire subito in Serie D, ho trovato, diciamo, lavoro e quindi a oggi, e coi tempi che corrono, diciamo, avere lavoro è quasi una fortuna e quindi ho deciso la scelta... quella di comunque continuare a giocare a calcio a ottimi livelli, però purtroppo bisogna allenarsi per forza la sera, perché già... Che non è proprio semplicissimo neanche trovare, esatto, squadre in eccellenza che si allenano la sera, perché ce ne sono tante che si allenano comunque. Sì, bene o male, almeno bene o male le nostre, quelle delle nostre zone. Sì, più tardo o meno, pomeriggio al massimo 6 piuttosto che... Esatto, però diciamo che... Ho fatto questa scelta per in virtù anche per i tempi che corrono, non è facile, esatto, non è facile trovare già lavoro a questi tempi, quindi va bene così, faccio, diciamo, due cose che mi piacciono, una che mi sta piacendo, ho iniziato a marzo e adesso continuo comunque col calcio, che è sempre quello che ho sempre fatto, e quindi va bene così. Ma sei d'accordo con Luca Ferri? Anche Pro Patria a parte, non ti faccio commentare la Pro, naturalmente è Arrezzato la squadra che hai visto e che ti ha più impressionato? Beh, onestamente non ho mai avuto dubbi che la rosa d'Arrezzato sia la migliore in assoluto, poi ogni settimana che passa acquistano 2 o 3 giocatori, quindi onestamente è un po' difficile tenere il passo d'Arrezzato, che però ha avuto delle battute a vuoto, specialmente con squadre di medio-bassa classifica, vedi Scanzo, vedi Bustese, e quindi per adesso il campionato è ancora aperto. Considerando che nelle prossime 4 partite in una Arrezzato riposerà, adesso domenica lo scontro diretto col Darfo, insomma è ancora tutto aperto, però se devo fare un pronostico, secondo me Arrezzato è superiore. Allora andiamo a vedere questo Arrezzato, perché gli highlights di Civega Arrezzato ce li abbiamo, li ho guardati io, chissà che cosa vi racconto adesso, però mi sono segnata un po' di cose.
Andiamo a vedere questo 3-2 del Rezzato sul campo del Ciliverg. Dicevamo tanti ex, a partire da Emanuele Filippini sulla panchina del Rezzato l'anno scorso su quella del Ciliverg, Bertazzoli a Rezzato anche lui l'anno scorso al Cili e autore appunto del gol del 3-2 finali. Subito il Bertazzoli appunto al 16° del primo tempo che esalta i riflessi di West Astuti, il portiere del Ciliverghe che mette così in angolo, ma poi è il Ciliverghe che non è da meno e qua c'è una gran parata di Lancini, il controllo di Mauri al limite e il gol dell'1-0, eccolo qui, palla nell'angolino basso alla destra del portiere, nonostante Lancini avesse fatto un miracolo su Del Bar, poi non è riuscito a ripetersi. La reazione del Rezzato c'è, qui c'è una conclusione di Selvatico che ancora il portiere della Ciliverghe alza di poco sopra la traversa e poi c'è Sané in aria con questo diagonale che infila il portiere del Ciliverghe per l'1-1, è il 27° nel primo tempo. Con le immagini passiamo alla ripresa, 6° minuto, Emilio Incleri, controllo, palleggio e palla sotto la traversa, sigla il gol del 2-1 per Rezzato quando è il 6° minuto. Rezzato che poi va in gol ancora in un paio di occasioni, ma vengono annullati i due gol, questo con Emilio Incleri e poi ce n'è un secondo di Bertazzoli, eccolo qui, la girata era in fuorigioco sul passaggio. Al 27° c'è invece il fallo di Lancini su De Vita, che è stato ben servito in mezzo all'area, a rigore che viene concesso al Ciliverghe, sul dischetto ci va De Angelis che sigla il gol del momentaneo pareggio 2-2. Al 34° c'è il gol del 3-2, c'è Ruffini che se ne va sulla sinistra, mette in mezzo e il Bertazzoli che arriva e sigla il classico gol dell'ex. 34° del secondo tempo, l'occasione per pareggiare il Ciliverghe ce l'ha con questa imbucata su Bodini che però poi non riesce ad arrivare alla deviazione vincente, trova la respinta di piedi di Lancini e poi la parata a terra del portiere del Rezzato. Quindi è stata una partita sicuramente che ha regalato tante emozioni e tante occasioni, è finita, è un derby sicuramente anche sentito visto tanti ex in campo, che è finita così con la vittoria del Rezzato e quindi ha agganciato in testa alla classifica il Ciliverghe, la Pro Patria, scusate. Abbiamo parlato della vittoria del Caravaggio di domenica scorsa, ultima partita prima della sosta con la Virtus Bergamo che sta venendo da un periodo non particolarmente felice, ieri è arrivata la sconfitta per 3-1 sul campo del Lumezzane. Andiamo a vedere, grazie all'ufficio stampa della Virtus, quello che è successo a Lumezzane. La prima occasione passano i bresciani. Punizione da destra di Lauria, colpo di testa di Defendi e palla alle spalle di Cavalieri all'angolino per l'1-0 Lumezzane. Punizione di Meregali, traversa piena, il secondo palo colpito dal difensore Virtus in questo campionato. Ci prova poi sull'angolo Pellegrini e para centralmente Pasotti. Ancora Lumezzane, gran rovesciata di Defendi, miracolo di Cavalieri e palla sulla traversa. Azione da manuale, parata pure. Un minuto dopo c'è il gol del 2-0 per il Lumezzane con De Respinis che ancora di testa batte Cavalieri, palla sulla traversa e poi in porta Defendi, sinistro, miracolo ancora del portiere Virtus Bergamo. Virtus che prova a reagire nel finale di tempo, Calì viene fermato in fuorigioco, trasforma, ma l'arbitro aveva già fischiato in precedenza. Nella ripresa partono subito forte i ragazzi di Madonna, prima però c'è un'uscita di Cavalieri all'ottava corcia di distanza da Virtus Bergamo, cross di Pellegrini sulla sinistra, colpo di testa vincente di Plumbay per la decima rete in campionato del Bomber in maglia rossa. La Virtus prova una reazione alta alla conclusione di Plumbay appena dentro l'area, ma c'è il 3-1 finale con una sfortunatissima deviazione di Alborghetti sulla conclusione di Rachele. Germani ha l'occasione per accorciare le distanze, ma non è giornata e c'è il miracolo di Pasotti in angolo. Direttore di gara fischia la fine, un match mai
in discussione, giornata storta per la Virtus Bergamo, 3 punti invece fondamentali per la lotta alla salvezza per il Lumezzani. Giornata storta per i ragazzi di Madonna, ne è convinto anche il direttore sportivo Mirko Poloni, che al termine della gara ha commentato così quello che è successo a Lumezzane ieri. Una giornata storta, iniziata male, finita peggio. Sì, abbiamo buttato via un primo tempo perché siamo stati, oggi abbiamo fatto una brutta partita al primo tempo, il secondo tempo invece l'abbiamo giocata e poi abbiamo preso questo 3-1 alla fine, verso la fine, dove ci ha tagliato le gambe per cercare di fare il 2-2. Comunque rimane il secondo tempo, il primo tempo proprio l'abbiamo proprio ciccato tutta la squadra. L'episodio del primo gol ha appunto buttato giù il morale subito alla squadra. Siamo stati molto disattenti sulle palle native e niente, loro alla prima occasione ci hanno fatto gol quando noi eravamo 10 minuti che stavamo fraseggiando anche bene, però loro sono stati più bravi e più incisivi nel far gol. Che messaggio lasciare ai ragazzi? C'è da ripartire, c'è un po' di amarezza, c'è da ripartire, sappiamo che siamo una squadra molto giovane con delle difficoltà e niente, quando prima ci elogiavano tutti così, oggi bisogna essere bravi, cauti e sereni nel far quadrato. Una squadra molto giovane, qualcuno ha sostenuto nel fine settimana, fatta solo da giocatori della Valseriana. C'è stato un siparietto, so che avrei un'intervista ancora, ma anticipo il siparietto in una trasmissione comica con un'imitazione. L'imitazione è quella di Vittorio Feltri, il direttore del Libero, fatta da Crozza. Andiamo a vederla. Scusi, ma lei non ha fatto il tifo per la nazionale? No, sono di Bergamo. Che c'entra? Bergamo è... Ma no, io tifo per le squadre di Bergamo, l'Atalanta, l'Albino Lef, ma molto di più il Virtus Bergamo. Che non sapevo. Gioca in Serie D. Infatti gioca in Serie D. Perché i giocatori della Virtus Bergamo sono tutti della Val Brembana. Ma no, tra l'altro 2 o 3 sono stranieri. Ma chi? Ma no, quei 2 o 3 negri che si vedono in panchina. Sì, adesso non cominciamo. Ma no, sono domestici, li abbiamo presi per gonfiare i palloni. Svitano i tacchetti delle scarpe. La prego, guardi. Questa è quello che ha portato agli albori, naturalmente, Crozza a parte. È stato assolutamente simpatico vedere questo siparietto e trovarsi la Virtus Bergamo nominata in questa occasione. Torniamo però alla partita, la sconfitta di Lumezzane e a Rosolino Puccica, che è il mister del Lumezzane, appunto, che sta trovando i risultati, ha risollevato la sua squadra, ha fatto 1 punto in 7 gare e adesso è in una situazione decisamente più... tranquilla. Gran colpo del Lumezzane, una classifica che vi sorride, fino alla 7ª partita 1 punto, adesso nell'ultimo mese siete risaliti davvero bene. Vabbè, però io credo che le vicende del Lumezzane siano conosciute, per cui noi le prime 7 partite non le contiamo, oppure le contiamo ma non eravamo in grado di competere con i ragazzini, insomma. Dopodiché il presidente ha deciso di fare una squadra, è logico, con tutte le problematiche di una squadra fatta di corsa, fatta all'ultimo momento, con tanti giocatori svincolati che non avevano fatto preparazione, che non conoscevamo, per cui le difficoltà credo che erano evidenti. Piano piano stiamo cercando di tirar fuori la testa da una situazione che, a mio parere, non compete a Lumezzane, ma non compete per storia, per tutto, però è logico che poi nel calcio conta il campo. Il campo dice che abbiamo delle difficoltà che soltanto col lavoro, con la conoscenza, possiamo colmare. Nelle ultime partite il Lumezzane ha fatto dei buoni risultati, adesso ci manca di dare continuità per cercare di risalire la classifica in modo più netto rispetto a quello che è quello attuale. Quindi Lumezzane che sta risalendo la classifica. Giulio, alla luce di quello che è successo col caso Modena,
alla luce di quello che era successo anche lo scorso anno con le varie squadre Lega Pro che poi hanno finito col fallire e non iscriversi, quanta giovane aveva Cavagna, il presidente del Lumezzane? Non poca, diciamo, anche se allora la cosa più assurda della Serie C è che stabilisce i criteri di ripescaggio quando sa chi può partecipare. È come se uno fa un bando ma sa già chi sono i partecipanti, quindi si li gioca un po' dentro. È assurdo che abbiano escluso una società come Lumezzane, che comunque ha una storia con quelle spalle importanti di Serie C, e rispetto a altre piazze che erano già in difficoltà come Modena poteva fare una Serie C dignitosa e non come ha fatto appunto la squadra emiliana, che poi è saltata dopo neanche un mese e mezzo. Noi saltiamo. Diciamo che, scusa, solo per concludere, che Gravina, che era il post Maccalli, che aveva visto un po' come rinnovamento, per carità non è colpa di Gravina se il Modena era in quello stato, però a volte il rinnovamento non è così facile attuare nel sistema come spesso si dice quando cambia il nome. Quindi, per carità, Maccalli doveva cambiare, ma il nome nuovo non è che poi risolve tutti i problemi che ci sono, ma serve una risoluzione più ampia. Poi spesso, secondo me, in Italia si è bravissimi a trovare i problemi, ma meno bravi a analizzarli e capire come risolverli. Cioè, meglio nasconderli ogni tanto. Sì, esatto. A trovare i problemi, cioè, su una situazione, anche quando si va bene, i problemi si trovano sempre. Come risolverli? Spesso in Italia si perde un po' su quell'aspetto lì. Andiamo in pubblicità, torniamo fra poco e andiamo a vedere quello che invece è successo nel derby con tanti gol fra Cesenatico e Pontisola e il grande gol di Giorgio Riccino. Un gol, basta soltanto un gol, un grido salirà, basta soltanto un gol, un grido salirà. Dopo lo faccio partire, aspetto di far partire le immagini così poi vi frego e mi avvicino. Allora, su Facebook stanno dicendo, Oscar Cattaneo ha scritto che quei gol li faceva Gigi Riva e non Buoninsegna. Allora, adesso andiamo a vederlo il gol, così almeno ci chiariamo le idee, e andiamo a vedere, grazie al Cesenatico, quello che è successo appunto in questa gara. Era la gara, forse non l'abbiamo detto, l'abbiamo detto venerdì, quindi noi quando parliamo venerdì poi ci dimentichiamo di ribadire le cose il lunedì sera con Giulio. Era la gara con Claudio Spelta in panchina, le vice di Viganò, che è stato esonerato alla metà della scorsa settimana. Che nomi si fanno, Giulio? Perché comunque sembrerebbe quantomeno un passaggio di consegne quello attraverso Spelta. Sì, no, addirittura mi sa che nel comunicato dell'esonero dell'affidamento a Spelta fosse addirittura scritto, non sono sicuro, ma credo di sì, temporaneamente affidata a Spelta. I nomi sono due e sono quelli di Alessandro Dossena, che è stato il mister sicuramente al Fanculla, anche oltre Povoghera, se non sbaglio, sì. E di Bonazzi. Quindi sono questi due nomi favoriti. Dossena sembrava un nome che poi era uscito dalla corsa a due, ma sembra esserci ancora. Quindi o uno o l'altro, penso che entro domani verrà sciolto il nodo. Due scelte molto diverse, Claudio. Un allenatore di casa, fra virgolette, nel senso che è bergamasco, e che ha salvato la Grumellese con la sua esperienza e poi è arrivato sulla panchina della Pro Patria l'anno scorso e è andata come è andata, e invece Dossena, anche lui reduce da una bellissima nata all'Oltre Povoghera e una nata non per niente buona invece col Cavenago. Sul Dossena non ho avuto la possibilità di conoscere personalmente, mentre per quel che riguarda mister Bonazzi sì. A mio avviso a Cesenatico in questo momento c'è un po' da lavorare, ma che non è un lavoro da fare, come posso dire, sul campo, ma è proprio anche un lavoro da fare all'interno un po' dello spogliatoio. Bisogna ricostruire sicuramente qualche cosa, perché la squadra non poteva lasciar pensare all'inizio di avere un percorso così accidentato, insomma, qualche cosa sicuramente c'è che non va bene. Mi farebbe molto piacere vedere tornare all'opera Roberto Bonazzi, tecnico giovane, io dico dalle idee molto chiare, grande uomo di calcio, perché a calcio ci ha giocato, gli piace un certo tipo di calcio, e penso che anche vicino al presidente del Cesenatico ci possa stare anche bene, possa dare anche qualche cosa, diciamo così, alla società.
Andiamo a vedere le immagini allora di quello che è successo in quel di Cesarano tra Cesarano e Pontisola in questo derby bergamasco, una gara che all'inizio del primo tempo ha visto soprattutto i Blues spingere e andare in gol con Recino alla mezz'ora, ma Recino già al 18esimo del primo tempo aveva sfiorato il vantaggio. Qui vediamo in maglia rossa il Cesarano, in maglia blu la classica il Pontisola. Dicevamo, è un Pontisola che preme un po' di più ad inizio primo tempo e qui c'è la conclusione di Riccino che lambisce il palo alla sinistra del portiere del Cesarano e poi eccolo qua il gol in rovesciata di Giorgio Riccino che infila alla mezz'ora del primo tempo la rete del vantaggio, quindi Pontisola avanti 1-0. Al 43esimo c'è subito un'occasione per portare in parità il risultato con Pennesi calzato in angolo, una punizione battuta veloce dal Cesarano. Cesarano che al secondo minuto della ripresa, qui siamo con le immagini appunto del secondo tempo, pareggia con Serafini di testa. È un Cesarano che spinge, che ci prova da lontano, ma Pennesi in questo caso pare in due tempi. E poi al 14esimo c'è la sfortunata deviazione di Rondelli che beffa il proprio portiere, c'è il cross in mezzo, il tentativo di spazzare il pallone dal difensore del Pontisola e la palla finisce in gol. Siamo al 14esimo. Qui c'è una conclusione ancora del Cesarano sull'esterno della rete che mette i brividi alla porta di Pennesi. Poi al 21esimo Ruggiore da fuori prova e mette a fil di palo e qui c'è la conclusione del 2-2 di Ferrera Pinto al 40esimo che poi va a festeggiare alla rete perché la rete c'è suo figlio e festeggia così il 2-2 fra le proteste del Cesarano che volevano un fallo e qui invece c'è Gentile al 43esimo che di testa infila addirittura il gol del 3-2, quindi il Pontisola porta a casa un'altra vittoria e lo fa in trasferta in un derby sicuramente sempre molto acceso e sentito, si porta a due punti dalla vetta a un campionato così di vertice, proprio così in testa, mi ricordo un campionato che ha fatto in testa per un po' di tempo e poi è passata secondo, terzo posto, addirittura sì. Secondo posto una stagione. Però una stagione e adesso si sta veramente facendo prepotente. Pergolettese, un anno che sono l'anno che hanno fatto. Esatto. Hanno fatto sì, una quello, gara un quello. Po' a due per un po' e poi alla fine. Con la Pergolettese, vero. Allora, andiamo a sentire nel dopogara i commenti, partiamo da Giacomo Curioni, il mister del Pontisola, che naturalmente era molto soddisfatto della partita dei suoi ragazzi. Mister Davi, bellissimo, il Pontisola ci sta proprio. Allora, innanzitutto permettetemi di dedicare la vittoria al nostro direttore tecnico Lucio Seghezzi, che purtroppo è in ospedale e non è potuto essere presente qui al campo, quindi la squadra ci tiene a dedicargli la vittoria, ecco. Venendo alla partita, derby molto bello, molto combattuto, sapevamo di incontrare una squadra che dopo il cambio di allenatore avrebbe messo grande intensità nella prima parte della partita, infatti lì abbiamo fatto un po' fatica a proporre il nostro gioco, poi col passare dei minuti abbiamo cominciato a palleggiare, a giocare palla a terra, a creare occasione da gol, siamo andati in vantaggio con una traversa di Giorgio, dove l'allenatore non può farci nulla, se non fargli i complimenti, non ha nessun merito, no? Se non quello di fargli i complimenti, poi dopo forse abbiamo peccato negli ultimi 10 minuti del primo tempo, su qualche ripartenza con un po' più di qualità avremmo fatto il 2-0 e il secondo tempo l'avremmo affrontato in un altro modo. Invece il secondo tempo abbiamo subito quell'1-2 su due palle laterali che in settimana avevamo preparato e sapevamo che potevamo andare in difficoltà su queste situazioni e poi grande cuore, sono saltati un po' come si dicono gli schemi, nonostante questo abbiamo cercato di mettere giocatori che palleggiassero, che così in modo tale da evitare di buttare la palla sempre lunga e favorire i centrali difensivi avversari e direi che dopo il pareggio e come siamo andati a vincerla, bello, aperto qualsiasi risultato, però è importante che abbiamo messo cuore e l'abbiamo portato a casa.
Grandi vittorie a Cesenano, siamo la prima squadra bergamasca, ci ricordano i fedelissimi del Pontisola. E poi un messaggio dice Cesenano 70% Bonazzi, 30% Dossena. Gol di Riccino alla Giorgio Pesenti, un altro Re Giorgio, quindi qui ci sono, si sprecano i paragoni. E poi c'è invece un messaggio che riguarda la Pergolettese, ma poi chiamo in causa eventualmente Manuel. Partita che aveva sancito la promozione in Serie C della Gian Erminio, che avevano perso in casa con la Caronnese 2-3, ma vennero festeggiarono la Serie C in quella partita e fece un gol così rovesciato. La sconfitta, sì. E tu ti ricordi il gol in rovesciato? C'eravamo tutti a quella partita. No, già la Caronnese. Io mi ero chiamata fuori perché ero venuta a quella precedente con la squadra piemontese, con il Prodro Nero, che era penultimo, e avevano perso 1-0 e dovevano festeggiare, per cui non vengo, sto a casa e Massimo vengo solo per i festeggiamenti. Non ha potuto festeggiare invece il suo esordio sulla panchina come primo mister Claudio Spelta. Era molto amareggiato per questo risultato e anche non arrabbiato, più amareggiato un po' anche con l'arbitro. Mister, settimana molto particolare, stata in sella ad inizio, forse non si aspettava una giornata del genere. Una settimana dura, particolare sotto tutti i punti di vista. Mi dispiace per il risultato, perché i ragazzi veramente oggi hanno dato tutto, hanno giocato per tante cose con tante motivazioni e di questo devo ringraziarli, perché veramente non gli posso rimproverare nulla. Mi dispiace del risultato, mi dispiace che sono venuti fuori i due gol finali sotto, secondo me, due errori nostri, due anche secondo me errori, qualcosina l'arbitro ce l'ha messo, però d'altro noi dovevamo essere più attenti, più determinati, dovevamo avere qualcosa in più, un pochettino di rabbia in più. Il calcio è questo e mi dispiace solo per i tre punti che ci servivano, ci servono e soprattutto per il morale. Al 41 probabilmente nessuno avrebbe pensato a un ribaltamento del genere. Allora, ad essere sincero, abbiamo qualche difficoltà fisica, nel senso che un po' di giocatori avevano i crampi, Cortinois già da fine primo tempo aveva dei problemi, quindi i cambi li dovevo centellinare. La squadra in quel momento lì aveva un po' di difficoltà e andava un attimino valutato meglio, forse anche da parte mia, stare un po' più attenti a qualche cambio, perché ci siamo un po' schiacciati, loro ci hanno spinto e in quel momento lì dovevamo essere un po' più concentrati per cercare di passare quel momento di sbandamento. Purtroppo in quel momento lì ci hanno fatto due gol, non ce l'aspettavamo, perché forse non lo meritavamo neanche. Una sconfitta che potrebbe quantomeno pesare un po' sul morale. Io sto andando a vedere il prossimo incontro del Cesenano, che la giocherà in un altro derby, quello sul campo della Virtus Bergamo. Chissà se ci sarà un nuovo allenatore sulla panchina del Cesenano, se ci sarà ancora Claudio Spelta. Il messaggio vado a leggerlo, Manuel, ci dice buonasera, si diceva che mister Curti gioca spesso con i soliti giocatori, mi ricordo che era arrivato un messaggio del genere anche nelle passate puntate, però stavolta bisogna dargli atto che ultimamente sta lanciando un giovane del proprio settore giovanile che è molto interessante, tal Morello. Tu te lo ricordi? Ieri sì. Ha giocato? Sì, ma discutere Curti secondo me è assurdo, onestamente. L'anno scorso ha fatto un campionato eccezionale, perdendo solamente i playoff e trovandosi di fronte a un Monza, secondo me, ingiocabile. Quest'anno la vera grande squadra del girone, secondo me, è Rezzato, ma la Pergolettese ha tutte le carte per arrivare nelle prime 4-5. Discutere effettivamente, però si discute spesso dei mister, sì, per forza, perché poi alla fine quello partita, puoi fare, ma anche lo stesso Cesenano più che un allenatore dovrebbe comprare un santino, perché ha perso Scapini, ha perso Ghisalberti, ha perso Cannataro, l'ho vista a Busto, praticamente si è presentata con mezza rosa a disposizione, quindi mister Viganò avrà le sue colpe, ma onestamente prendersela con l'allenatore come sempre si fa in Italia non anche voi avete fuori Redelli e anche Zanola? Noi abbiamo? Fuori Redelli anche Zanola. Redelli sì, Zanola era squalificato, però rientra per la prossima partita. Era squalificato per quello. Sì, sì. Perché... ok, perfetto. Tra l'altro c'è una notizia di mercato, io non faccio, non inquadrato, no? Luca Ferri, che riguarda il Caravaggio, perché abbiamo parlato di Marzeglia, ma c'è un altro che è Magrin, che è sul mercato, perché lo si sa che non vuole rimanere a Varese e si sta guardando attorno e le voci dicono, Giulio, che potrebbe andare a Caravaggio. Quanto sono attendibili queste voci?
Ma secondo me è concreta, poi non è ancora, credo, definita, ma direi un 70%, 80%. Quindi potrebbe esserci questa possibilità. Andiamo a vedere invece quello che è successo a Busto Garolfo, perché il Crema ha perso 2-0 una gara giocata malino, probabilmente forse una delle gare peggiori, anche del suo mister al termine della gara, di questa stagione. Andiamo a vedere, grazie all'ufficio stampa del Crema, quello che è successo a Crema, a Busto Garolfo, fa Bustese e Crema. E la partita sbagliata. Facciamo una bella cosa. Sono in anticipo sulla pubblicità. Però direi che... Ah, ok, ce l'abbiamo quella giusta. No, pensavo che magari ci fosse uno scambio di clip. Allora andiamo a vedere quello che è successo a Busto Garolfo. Pubblicità. Allora andiamo in pubblicità, controlliamo le clip e poi andiamo a vedere tutto quello che ci rimane ancora da vedere. Un gol, basta soltanto un gol. Grido salirà, perdendosi lassù. E eccoci qua, stavamo parlando di anticipi di campionato. Sabato, ben oggi sarà il derby fra Crema e Pergolettese. Claudio, con Porrini in panchina? Sì. Sì, perché in una chiacchierata di oggi pomeriggio con il presidente... Casuale, una chiacchierata casuale. Con il presidente Zucchino ho chiesto se mi faceva un accredito. Quindi ho detto, posso essere ospite al Voltini, ospite del Crema, e mi ha fatto piacere che avesse accettato la mia richiesta. Comunque, per quel che riguarda il presidente Zucchi, sì, assolutamente. Non è in discussione la guida di mister Porrini. Per le parole del presidente Zucchi, che nel parlare con me aveva anche un po' del grande dispiacere, perché sicuramente grande dispiacere, però è venuto fuori in maniera molto chiara la sua volontà di dire e di dire a Claudio devono rispettare i patti, facendo riferimento ai suoi calciatori. I patti sono stati stipulati in maniera molto chiara a inizio stagione, ad un certo punto si sarebbe tirato, diciamo, la riga per verificare come erano andate le cose, e questa linea di demarcazione sarà dopo la partita, appunto l'anticipo di sabato sera. In quel momento il Crema tirerà le somme, e se i patti non sono stati rispettati ci sarà sicuramente qualcuno che, diciamo così, lascerà Crema, sponda AC Crema, qualcuno tra i giocatori, perché la società aveva investito, ha investito soldi, ha parlato in maniera molto chiara, e se le cose non sono andate bene, non sono andate bene per tutti in questo momento, per il presidente, per la AC Crema, ma sicuramente qualcuno dovrà rispondere di questa cosa, e per quel che riguarda il presidente Zucchi non sarà il mister, ma sarà qualche giocatore. Tra l'altro già qualche notizia di mercato gira anche a proposito del Crema, soprattutto quello che riguarda un centravanti ex Lega Pro che potrebbe approdare lì. Prima di aprire il discorso sul girone A, io volevo far parlare di Luca invece di un'iniziativa che tu organizzi una volta all'anno, due, praticamente una volta all'anno, che è un'amichevole, tu sì. Sfrutti naturalmente, giustamente, esatto, le tue conoscenze, le mie conoscenze, chiami a raduno amici, ex compagni, esatto, e quant'altro per questa amichevole di beneficenza. Sì, l'estate scorsa abbiamo organizzato questa amichevole a Spirano, nel campo di Spirano, nello stadio comunale, e infatti per questo ringrazio anche il comune di Spirano che ha fatto di tutto perché questa amichevole si potesse fare. E l'ho organizzata anche in tempi brevi, nell'arco di un mesetto sono riuscito comunque a organizzare, chiamando i miei ex compagni di squadra eccetera eccetera di Lega Pro Serie D, e abbiamo fatto questa amichevole benefica per la mia nipotina Matilde, che era figlia di mio fratello e è affetta da una malattia rara metabolica che si chiama malattia della proteina, è deficit della proteina trifunzionale. È l'unica bambina in Italia. È l'unica bambina in Italia e ce ne sono pochi casi in tutto il mondo, penso una sessantina di casi in tutto il mondo.
e niente, è andata benissimo, il pubblico ha risposto benissimo a questa iniziativa e infatti sto già cercando di organizzare per l'estate prossima. C'è un'associazione? C'è un'associazione che si chiama ABM, che è l'Associazione per le Malattie Metaboliche, con sede a Monza Brianza. E niente, tutto qua. Il fatto che il pubblico abbia risposto così bene a questa iniziativa ha fatto piacere sia a me e ovviamente a tutta la mia famiglia, e speriamo che nell'arco degli anni questa cosa possa ingrandirsi sempre più per sensibilizzare anche le persone per questo tipo di malattie. Perfetto, quindi se ci saranno altre occasioni tu ce lo fai sapere. Va bene, noi grazie mille. Pubblicizziamo la cosa. A Benedetta, apriamo il discorso sul girone A adesso di Serie D. Anche qui la capolista è incappata in una sconfitta. Hai visto qualcosa di questo girone, Manuel? No, quest'anno dal vivo ancora niente. Nulla. Seguo con piacere la Pro Sesto. Con anche il quale Luca penso che segua. Assolutamente sì. Da grande ex. Sono molto legato ai colori della Pro Sesto. Ho avuto una piacevole chiacchierata con Jacopo Colombo quest'estate, poi non se ne è fatto nulla, però penso che sia un progetto importante. Andiamo a vedere quello che è successo, perché il Gozzano è incappato nella seconda sconfitta. Io pensavo non avesse ancora perso l'imbattibilità, invece la seconda sconfitta in questo girone di squadre imbattute c'è solo la Caronnese. Qui le stiamo vedendo, ma non ve le commento perché non le ho viste e quindi non sto a dire cavolate, però sono le immagini appunto della gara che la Pro Sesto ha vinto contro la capolista Gozzano per 2-0, quindi una gara che ha ribadito la supremazia. Dopo mi state mandando delle cose che non c'entrano assolutamente niente, ma fa niente, così almeno mi confondo ulteriormente. Dicevamo, una gara che ha visto la Pro Sesto ribadire nel risultato la propria supremazia sulla capolista, che ha avuto subito un'occasione all'inizio per passare in vantaggio e poi, se non sbaglio, è rimasta anche in 10 con l'espulsione al 19° di secondo tempo di Lunardon, e quindi con la squadra che era già sotto di un gol è diventato tutto più complicato. Scapuzzi e Di Renzo, le reti messe a segno dalla Pro, che con questa vittoria ha accorciato un po' le fila sulla capolista, appunto il Gozzano, e sull'altra capolista, perché la Caronnese ha vinto e ha riagganciato un'altra volta al vertice la squadra di Gabur. Adesso ci sono due squadre in testa al girone che conducono con 6 punti di vantaggio. Luca, il ricordo più bello che ti lega a questa società qual è? Allora, il ricordo più bello in assoluto è la festa salvezza del primo anno in cui ero a Sesto, e abbiamo fatto il play out con il Caravaggio e ci siamo salvati con un gol di Fronda di testa. E per quello che sono venuti a prenderti dopo. Esatto, poi sono stato a Caravaggio, sì. E niente, il ricordo più bello è stata proprio la festa a fine partita e la soddisfazione nell'aver comunque reso un'annata difficile, un'annata comunque soddisfacente. Allora, rientriamo pure, andiamo a vedere. Posso dire una cosa, certo, su questa partita? In settimana mister Gaburro si era dilettato nell'arte culinaria che a lui piace. Aveva preparato un risotto che deve essere un piatto tipico del novarese, ma un risotto di quelli sostanziosi che gli deve essere... Si chiama... Adesso te lo dico. Ecco, gli deve essere rimasto decisamente pesante. Indigesto, tu dici. Credo che non abbia portato bene al mister questa esperienza in cucina. Mi dispiace perché... però penso ci possa stare la battuta d'arresto al cospetto anche di una squadra, di una società come appunto la Pro Sesto. Credo che non ne farà una tragedia, diciamo così. Non ho ancora visto però se ha scritto, se ha pubblicato, se c'era una sua intervista. Ha pubblicato un'intervista ha pubblicato un post dicendo mi sto leccando le ferite, e il piatto
che ha postato è la paniscia. Esattamente. Che è un risotto con le verdure, una cosa. Sì. La paniscia. Noi di solito l'abbiamo già invitato, ma di solito lo invitiamo l'ultima prima di Natale e lui dà i consigli per la cena, per il cenone. Lo riutilizziamo così. Non lo facciamo parlare di calcio, ma lo facciamo parlare di cucina, visto che è la sua seconda passione probabilmente, oltre ai libri. Allora, abbiamo visto quello che è successo fra Prosesto e Gozzano, andiamo a vedere, ci parliamo sopra anche in questa occasione, quello che è successo in quel di karate fra Folgore Karatese e Varese, perché qui è arrivata la vittoria della Folgore per 3-2, una vittoria che ha sottolineato ulteriormente le difficoltà del Varese, difficoltà che vanno dal campo agli spalti, e mi riferisco appunto a quelle societarie. La Folgore è andata 3-0, e quindi partita praticamente senza storia, con un gol di Peluso all'ottavo minuto del primo tempo, di Burato al settimo del secondo e di Moretti al 19esimo, e i due gol del Varese sono arrivati praticamente negli ultimi 10 minuti, al 37esimo del secondo tempo con Repossi e al 39esimo del secondo tempo sempre con Molinari. Però dicevamo, qui e non solo, perché anche da Como, sconfitto in casa col Bra, proprio quando sembrava potersi far largo nella parte alta della classifica, ci sarebbe un discorso da aprire su quanto poi, da un punto di vista societario, le società che traballano poi finiscono anche col non riuscire, anche se ci sono società che hanno smentito a suon di risultati sul campo questa cosa, però quanto poi le due cose possano essere percepite. Manuel, è un mondo di grandi in difficoltà, la stessa però ha dovuto ripartire, è stato anche difficile metabolizzare che si doveva ripartire dai dilettanti per poi tornare su, e questa è una fatica grandissima per le piazze di un certo prestigio. Sì, noto che a Varese si faccia forse ancora una fatica ancora maggiore che non a Busto. Ne abbiamo parlato piacevolmente con Serafini qualche settimana fa, lui che è tornato a giocare a Busto dopo veramente un periodo molto difficile, e anche lui si è ritrovato meravigliato dell'ambiente che ha trovato a Busto, con grande entusiasmo, forse maggiore di quello che c'era qualche anno fa in Lega Pro. Situazione a Varese è abbastanza paradossale, ogni giorno si legge di nuovi presidenti, nuovi proprietari, e la squadra poi sta rendendo assolutamente sotto le aspettative. Se non sbaglio già questa è la quinta, sesta sconfitta. E il Pavia, altra squadra che ha avuto grandissime difficoltà in estate ad allestire una buona rosa, è solamente a un punto dal Varese, e ormai la stagione penso che sia ampiamente compromessa. Allora, andiamo a vedere tutti i risultati di questo girone, perché non credo di aver ancora proposto la videata dei risultati del girone A di Serie D. Ve li abbiamo anticipati chiacchierandoci sopra, ma alla fine in grafica non li abbiamo visti. C'è stata la vittoria appunto della Prosesto sulla capolista Gozzano, c'è stata anche la vittoria della Caronnese che in virtù dei tre punti raccolti, girone A di Serie D, ha agganciato in testa la classifica la Caronnese, ma c'è stata anche il pareggio dell'Inveruno sul campo all'Arconatese, la sconfitta del Chieri a Borgosesia, la vittoria della Caronnese appunto per 1-0 col Casale, la vittoria del Bra sul campo del Como 1-0, il pareggio fra Dertone e oltre Povoghera, la Folgore appunto che ha battuto 3-2 la Varese, e il 4-0 del Pavia col Borgaro, il 2-0 della Prosesto, il 3-1. Finalmente una vittoria che in qualche modo quantomeno risolleva il morale al Seregno, sempre a porte chiuse, sempre nel loro stadio. Qui i loro tifosi stanno commentando sulla nostra pagina Facebook il fatto che il Seregno abbia dovuto giocare ancora, e hanno commentato appunto anche dai gradini: noi non molliamo, anche sulle scale a tifare il Seregno. E poi l'1-1 e l'Olginate sul campo della Varesina, con un altro gol di Canarini, che adesso vado a vedere a quanto è salito, perché dire che gli abbiamo portato bene non è assolutamente un eufemismo. 7 dicevi? 7 gol. Sì, perché io sto guardando l'altro girone, per cui bravissima. Pasquero e Artaria, 7 gol. Eccola qui la classifica. Qui ci sono le due conducenti, Caronnese Gozzano a 35, la Prosesto a 29, il Borgosesi a 26, il Como che però recupererà mercoledì la gara con l'altro Povoghera, quella interrotta con il Como in 10, l'altro Povoghera avanti di un gol, che verrà rigiocata mercoledì,
e quindi ipoteticamente potrebbe scavalcare Borgosesia e andare al quarto posto in classifica. Chiudono e si stanno staccando pericolosamente dalle altre Dertone Castellazzo con 7-6 punti rispetto invece al girone B, dove il gruppo è tutto molto più compatto, e poi subito sopra ci sono Srenier con Atese, Casale e Olginatese Pavia, ma c'è un bel gruppetto abbastanza compatto, perché comunque poi la Varesina che ha 21 con Chieri, Borgardo e Bra di centro classifica. Allora, torniamo, andiamo a vedere, l'abbiamo detto, il settimo gol di Canalini, i due gol di Varesina e Olginatese ce li abbiamo, io andrei a vederli insieme a voi. Abbiamo poi anche un'espulsione in questa gara, se non sbaglio, quindi andiamo a vedere i gol di Varesina e Olginatese, con la Varesina che passa in vantaggio al 20, no, scusate, con l'Olginatese, adesso lo vediamo ravvicinato il gol di Canalini, eccola qui la sua conclusione che si infila in porta al 25esimo del primo tempo, e poi esattamente più o meno nella stessa finestra del secondo tempo il pareggio di Osui al 27esimo. Anche qui abbiamo bisogno di un dettaglio per vedere meglio il colpo di testa, lo stacco di testa del centravanti della Varesina, che però poi dopo pochi minuti, penso un minuto dopo, si fa espellere per un fallo onestamente, secondo me sanzionato in modo un po' troppo severo, con il rosso diretto dall'arbitro, il signor Cutrufo di Catania. Quindi questi sono i gol di Varesina e Olginatese dell'1-1. Io direi che prima di aprire il discorso sull'eccellenza conviene andare in pubblicità, così magari recupero anche un po' del ritardo che ho e ripartiamo da zero. Basta soltanto un gol, un grido salirà, basta soltanto un gol, un grido salirà, perdendosi lassù. Però che non lo posso fare, esco dall'inquadratura, si arrabbieranno tutti, ma qui il timer non parte mai, poi succedono i casini, per cui faccio partire il timer. Allora, grande Colonetti, sei il più bel ragazzo dello Falenghese, grazie alla piazza di Bianchi. Questi sono i tuoi compagni che si sono svegliati tardi, per cui non avevi detto nessuno. Per cui ditemi tre nomi di giocatori della D mai stati professionisti che andranno in C. Wow. Di noi ci pensiamo, adesso ci pensiamo, anzi vi sbologno la patata bollente. Qualche anno fa, che in un'altra trasmissione, mi hanno chiesto tre nomi della serie D che sarebbero andati in C sicuramente. Però qui ti dicono anche tre nomi che non sono mai stati nei professionisti. Esatto, anche loro mi parlano una cosa simile. Ho fatto tre nomi di cui avevo fatto Augello, che era il Pontisola, Lacchini, che era, mi pare, nel Seregno. Beh, però adesso c'hai le prove. Sì, ma è un'altra trasmissione, un altro canale. Ho fatto Lacchini. Augello è andata facile, che era addirittura in Serie D. Stavano facendo chiaramente molto bene in Serie D quell'anno. Lacchini? Lacchini, che è in D all'Olginatese, Mauri, che era al Mappello Bonate, che è alla Ciliverghe, e Augello. Quindi ho azzeccato di fatto solo Augello. Quindi. Dico Molnar, spero. Spero per la propria parte, dico Molnar, che secondo me è un bravissimo difensore. Centrale difensivo, tre volte in carriera ha ottenuto la promozione, poi per un motivo o un altro non è mai riuscito a salire. Ne abbiamo anche parlato piacevolmente qualche settimana fa e lui è disperato. Quindi spero per lui che saranno buoni. Sul campo e poi deve tornare indietro. Esatto. Tante le gare anche per Luca Ferri, comunque, prima di arrivare nei dilettanti. Sì, ho fatto 4 anni: un anno a Prato, 2 a Cuneo, di cui uno in C2 e uno in C1, che abbiamo vinto i playoff. E l'ultimo alla Pergoletese, in C2. Settore giovanile Albinoneff. Inter Albinoneff, sì. Perché se poi sei partito da Prato, penso che il giro siamo fatti in tanti. Esatto. A me viene in mente Albinoneff e Prato. Che Molosini, eccetera, eccetera. Quindi sì. È questo. Ti manca? La Lega Pro? Mm. Un po' sì. Se sono sincero, è un altro tipo di calcio, secondo me. C'è molta più qualità. Anche se adesso, col fatto che la C1 e la C2 non esistono più, le vecchie C1 e C2. L'anno prossimo fanno la D-Elite, giusto? Esatto, esatto. Cui... Quindi diciamo che tutti i giocatori che sono comunque scesi dal professionismo hanno fatto sì che il livello della Serie D si sia alzato notevolmente rispetto a prima. Anche tu, se tu hai giovanile del Binoleff? Sì. Ma... sì, con... Abbiamo giocato insieme, quando la stessa età. Da quando avevamo 5 anni che... che vi sopportate. Dalla squadra del paese che abbiamo iniziato a giocare insieme, sì. Poi ci siamo ritrovati a Sesto. E poi e basta, speriamo di non trovarci più, dai.
mi incontrate già abbastanza, dici. C'è Bobo che interviene da casa, vabbè, dando indicazioni su Dossene Bonazzi in corsa Cisrano, poi la panissada, grazie, la panissa, grazie, il risotto che ha fatto mister Gaburro, grande mister ma soprattutto un ottimo cuoco, scrive Cristian Bubu Uberti sul il commento della trasmissione. Allora, apriamo il discorso eccellenza, partiamo dalla Girone A, il girone assolutamente più aperto, più combattuto, qui ci sono quattro squadre che se le stanno dando di santa ragione in testa alla classifica, approfittando della sosta di una di loro, la classifica si accorciata ancora di più. Andiamo a vedere tutti i risultati del girone A di eccellenza insieme. C'è è stata la vittoria del Caverago Fanfulla in trasferta alla squadra di Ciccio di Nata Vince sul campo dell'Accademia Gaggiano, buon viatico in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia che si giocherà venerdì contro il Cazzago Bornato a Lodi. Il Calvagate ha vinto sul campo dell'Alcione 2-1, il Verbano ha pareggiato con l'Ardor Lazzate, quindi si è fermata. Il Legnano ha vinto 3-0 con la Castellanzese, il Busto 81 ha vinto 3-1 con la Lomellina, 0-0 fra San Colombano e Fenegrò, 1-1 fra Saronno e Accademia Pavese, 2-0 della Sestese col Città di Vigevano, riposava l'Unione Villa Cassano. Quindi in testa alla classifica c'è con 25 punti il Busto 81, a 24 ci sono Cavenago Fanfulla, Verbano e Legnano, con Legnano che però non ha ancora riposato, e poi a 21 la Lazzate, a 20 il San Colombano, poi si apre un altro pezzo di classifica perché l'Alcione è già a 4 punti da San Colombano, anche se il San Colombano deve riposare, col Saronno che chiude ancora il discorso, e l'Unione Villa Cassano a 10, la Castellanzese, l'Accademia Gaggiano che salgono a 11. Legnano, che tu hai visto Manuelieri giocare, raccogliere quel rotondo risultato 3-0 dopo che aveva incontrato il Calvinago Fanfura forse la giornata precedente, quindi uno scontro diretto. È l'unica partita che però hai visto di questo girone. Che Legnano hai visto? Come ti è sembrato? Una squadra che sicuramente sta crescendo dopo qualche colpo a vuoto nelle prime giornate, che è costata anche la panchina al tecnico. Resto di idea che Cavenago Fanfulla forse sulla carta abbia qualcosina in più di tutte le altre. Ieri ha ottenuto una vittoria preziosa, ha il doppio impegno che con la Coppa sta trovando entusiasmo, Lodi, me lo dice anche Bobo, quindi se devo fare un nome dico Cavenago Fanfulla, però il Busto 81 comunque là davanti con Anzano, Berberi è ben attrezzato, sarà un duello fino alla fine. Tra l'altro Giulio, voci dicono che potrebbe esserci una partenza, sì, quella di Consolazzo dal Caprino in direzione proprio Legnano. Allora, che esca da Caprino, che vada via, è praticamente sicuro. Ho letto in chiudi di Legnano e sembra una voce molto possibile. Quindi andrà a rinforzare l'attacco, che è invece un po' panica da dipendente, va benissimo finché sì, panica da sta così bene. Eccezionale, un gol, un assist di Rabona, veramente in un momento d'oro, però effettivamente sembra un po' l'Ibrahimovic del Legnano, se non gira lui la squadra fa un po' fatica là davanti. Dicevi Giulio? No, chiedi a Bobo cosa invece farà il Cavenago Fanfulla, tira fuori le bombe. Adesso certo ci sta sentendo, ci sta seguendo, per cui se vuoi scrivere che cosa fa a livello di mercato del Cavenago su Facebook, lo leggono tutti, così poi sono cavoli tuoi quando mercoledì va a vedere la gara di ritorno della Coppa Italia. Allora, rimaniamo su questo girone, andiamo a sentire, grazie a Piero da Saronno, Claudio Piglia, che è il sostituto in panchina da circa un mese sulla panchina del Saronno del mister esonerato. Ieri è arrivato un pareggio, ma un pareggio che non soddisfa per niente il mister del Saronno. L'impressione mia è che la squadra sicuramente non ha fatto bene come abbiamo fatto bene domenica scorsa. La differenza è che stavamo vincendo 1-0 senza neanche grossi problemi. Sono stati qualche solito errore individuale che ha portato loro ad essere pericolosi, nulla di più. Poi inspiegabilmente oggi l'arbitro ha voluto decidere su una situazione incredibile, ha buttato fuori un giocatore che forse neanche doveva essere ammonito, e dopodiché anche l'episodio del rigore, il giocatore ha rotto la scarpa in quell'episodio. Sì, l'ho detto in crona, d'altronde l'arbitro. Lo so, d'altronde l'arbitro, però noi siamo qua a giocarci una salvezza, e sarebbe anche opportuno che ci fossero
delle designazioni importanti per la posta in gioco, no? Perché oggi veramente noi vincevamo 1-0 senza avere problemi e l'arbitro ha deciso la gara. Io non parlo mai dell'arbitraggio, non ho mai parlato fino ad oggi, ma oggi è veramente qualcosa di incredibile. Il natore della Salona è abbastanza scoraggiato, soprattutto dai danni che ha fatto l'arbitro nella loro partita e quindi dal fatto di essere stato costretto, tra virgolette, al pareggio. Una classifica sempre più deficitaria, quella del Saronno, era una squadra partita con ben altri obiettivi, ce lo diceva anche Paolo Zerbi quando era stato qui ospite da noi. A distanza di un mese e mezzo poco è cambiato, perché il Saronno è sempre ultimo in classifica. Andiamo a vedere invece quello che è successo nel girone B di Eccellenza, perché qui a sprecare grosso ieri è stata la Trevigliese che conduceva la propria gara contro la Casatese Logoredo e poi si è fatta a rimontare. Certo è che ci sono state di mezzo anche delle grandi parate, però andiamo a vedere tutti i risultati del girone B di Eccellenza, che vede sempre in testa a Sondrio e Nibbiolo Oggiono, che si stanno inseguendo. L'Albino Gandino ha vinto 1-0 con la Brianza nei minuti finali. Il Villa Valle si è riscattato dal periodo non particolarmente brillante, andando a vincere 2-0 sul campo dell'Arcellasco. La Cesanese ha vinto 1-0 proprio contro il Caprino e si rivela terza forza di questo girone. 2-1 del Brugherio con Luciano Manara in trasferta, stesso risultato anche in trasferta per il Nibbiolo Oggiono sul campo del Mapello. Il Mariano ha vinto 2-0 col Verdello, il Sondra ha vinto 2-1 con la Vimaracatese, appunto c'è stato il 2-2 fra Trevigliese, Casatese e Logoredo. Quindi la classifica vede in testa naturalmente il Sondrio con 27 punti, il Nibbiolo Oggiono 26, poi sono già 6 punti di distacco tra le due terze, che sono le due bergamasche, Cesanese e Verdello, che sono a quota 20, Vimercatese e Brugherio 17, il Mariano e il Villavalle a 16, la Casatese e Logoredo a 15, Caprino 14, Mapello 13, Albino Gandino 12, Arcellasco 9, Trevigliese 8, Brianza 6, chiude il Luciano Manara con 4 punti. Dicevamo, una partita molto combattuta, quella che si è giocata in quel di Treviglio fra Trevigliese e Casatese Logoredo. La Trevigliese conduceva per 2-1, poi è rimasta in 10 e ha subito il ritorno della Casatese con un gol di Sonzogni arrivato nei minuti finali tra le proteste, in modo particolare del portiere Paolo Acerbis, perché sosteneva che la palla non avesse valicato la linea. Eccole qui le immagini della gara. All'undicesimo spreca grosso la Trevigliese con Ghezzi che serve Zanchi, che batte Piani ma non il palo e mette di un soffio fuori. Ancora un legno per Zanchi al 21esimo che colpisce da fuori la traversa, e con la qui la sua conclusione, traversa piena e poi la difesa libera. Al 26esimo Acerbis respinge la conclusione di Fall, c'è poi Stortini che mette in angolo, ma a pochi minuti dopo azione simile, ancora una respinta corta di Paolo Acerbis in mezzo all'area, questa volta Fall è più veloce del suo diretto avversario e mette in gol. Quindi 31esimo Casatese Logoredo in vantaggio. C'è un altro gol annullato a Fall prima dell'intervallo, eccolo qui, e poi si ripiglia con il pareggio di Zanchi al secondo minuto della ripresa, eccolo qui, e il suo controllo e il tiro che si infila a fil di palo. All'undicesimo Piani esce su Capelli in modo abbastanza disastroso, lo stende e c'è il rigore per la Trevigliese, eccola qui l'uscita del portiere della Casatese Logoredo, tra l'altro abbastanza inutile, la palla stava andando sul fondo. Rigore, qui ecco, lo vediamo ravvicinato con la palla che va velocemente e lui che cerca di prenderla ma prende il giocatore. Quindi rigore per la Trevigliese, Cusaro realizza il gol del vantaggio del 2-1, posso ridarvi questo, perfetto. Però poi la Trevigliese resta in 10, al 26esimo viene espulso Capelli, adesso lo vedremo, il fallo commesso dal giocatore della Trevigliese, anche qui come commentavamo prima, è vero che è una ripartenza ma ci pare un rosso eccessivo. Quindi Trevigliese in 10 per una ventina di minuti, la Casatese con il vantaggio l'uomo in più cerca
il gol del pareggio, e al 42esimo lo trova, eccolo qui il gol, il fallo di Capelli che si aggrappa proprio a Fall, impedendogli la ripartenza. Diciamo al 42esimo arriva il gol del pareggio, ma non si capisce nulla, nel senso che ci sono tutte le gambe davanti, anche nella ripresa un po' più ravvicinata vediamo che ci sono le gambe di mezzo, quindi non si può capire se Paolo Acerbis abbia tolto il pallone prima che varcasse la riga di fondo. Vedete, ci sono troppe persone davanti, per cui non si possono fare neanche delle deduzioni varie. Se di fatto che per l'arbitro e per il guardaline è gol, e quindi è la rete del 2-2 per la Casatese Logoredo, che quindi pareggia i conti. Andrei a sentire nel dopogara le interviste raccolte con i due mister. Partiamo da Marco Brembilla, il mister della Trevigliese. Siamo con mister Brembilla della Trevigliese. È un punto guadagnato, sono due punti persi per lei? Oh, sono due punti persi per diversi motivi, soprattutto il primo, perché dopo 10 minuti nel primo tempo probabilmente dovevamo essere già 3-0. Il primo mezzo tiro in porta che hanno fatto è un errore nostro, hanno fatto 1-0, poi siamo stati bravi a raddrizzarla, e poi sul gol del 2-2, vabbè, piacerebbe rivederlo. Io non metto in dubbio che la palla sia entrata, però in Serie A non vedono se entra o non entra. Questo da 60 metri è uscito a vedere che la palla era entrata. Continua la sfortuna, c'è stata ancora oggi la prestazione, la reazione, l'avete ribaltata. Cosa si può dire a questi ragazzi? Oh, bisogna fare, secondo me, una considerazione molto importante. Le distinte si guardano, bisogna degli anni di nascita. Noi oggi abbiamo finito con 3-2000 in campo, che non ha mai fatto la juniores, se vengono dagli allievi contati 97-98, abbiamo finito in 10. Questa è la considerazione più importante. È chiaro che se vogliamo salvarci, il nostro obiettivo è la salvezza, non possiamo sperare che questi giocatori che sono giovanissimi offrano sempre prestazioni come oggi. È chiaro che oggi hanno fatto una grandissima prestazione, però nel 2000 c'è gente che ha 16 anni, non dimentichiamocelo. Giulio, mi sembra un messaggio chiaro. Cioè, assolutamente, abbiamo una rosa un po' deficitaria, se vogliamo salvarci è il caso di andare sul mercato. Assolutamente sì, di voci giocatori verso Treviglio ad oggi non ho ancora sentito niente. Si parlava in questo girone di Gestre, Nardi che potrebbero andare a Sondrio. No, c'è da dire che dalle immagini mi ricordavo la Trevigliese, l'ultima casalinga con la Vigna Mercatese, ha perso in casa 1-0 costruendo poco niente, invece è stata la squadra più viva in questo caso. C'è da capire se sono stati più i meriti della Trevigliese o della Casatese Logoredo, che in difesa ha qualche difficoltà, visto comunque occasioni la Trevigliese ne ha avute. Sprint Sport ipotizza che potrebbe esserci un taglio nei centrali difensori della Casatese, si parla di più di Galimberti, ipotizza Sprint Sport, che era ex Caravaggio tra l'altro. Andiamo a sentire proprio il mister della Casatese Logoredo, che invece era abbastanza soddisfatto di questo pareggio. Vianello, tornato sulla panchina della sua squadra dopo l'esonero di Crotti. Siamo con mister Vianello della Casatese Logoredo, le chiediamo un commento generale sulla partita. Sono un punto guadagnato, sono due punti persi? Ma alla luce di come si erano messe le cose, sicuramente due punti persi. Siamo stati bravi comunque a riportarci sul 2-2, e per un po' di con un po' di più convinzione e più potevamo fare anche il terzo. C'è da dire che abbiamo trovato una Trevigliese agguerrita, che non ha mollato niente, insomma, e ci ha messo proprio tutto, e quindi anche per loro il 2-2 è un risultato importante. Sicuramente abbiamo affrontato una squadra che, nonostante, a dispetto della classifica, sta bene. Certo, dobbiamo essere più bravi a gestire situazioni quando si è in vantaggio, a gestire situazioni della partita. Siamo stati un po' poco concreti in fase difensiva. In certe situazioni la palla bisogna un attimo farla andare dove deve andare. Su questo non siamo stati bravi e abbiamo giustamente pagato. Non importa, andiamo avanti, muoviamo la classifica anche oggi, seppur con un piccolo passo, però insomma diamo un po' di continuità a questo miniciclo positivo.
Stavamo sì, facendo il conto dei giocatori che hanno lo stesso nome, che ci naturalmente poi ci confondiamo sistematicamente, tutti attaccanti esatto. Tra l'altro. Casatese che era anche qua attesa da ben altro campionato, Giulio, qualcuno in partenza era dato, per esempio all'inizio si diceva che anche Sonzogni potesse andarsene, autore ieri del gol del 2-2. Sì, allora l'abbandono era legato al discorso che era un giocatore portato, comunque scelto anche da Crotti, quindi nel momento in cui era stato esonerato Crotti sì, si era fatta questa ipotesi. A me sembrava rientrata la cosa, nel senso che potrebbe tranquillamente continuare a stare a Casatenovo, quindi credo che possa proseguire lì. Non ho avuto altre novità nel frattempo, ma penso che vada avanti così. Andiamo a vedere anche il girone C. Quello che è successo, poi ce lo facciamo commentare da Mario, perché abbiamo già detto Adrense a riposo, quindi Ofanenghese e anche Governolese che ha accorciato sulla capolista. L'Ofanenghese ha vinto il derby con la Louisiana, quindi in quanto derby, nonostante le diverse posizioni di classifica, sempre partita sentita è 1-0. La Governolese ha pareggiato, quindi ha accorciato di un solo punto, andando a pareggiare 0-0 sul campo del Val Caleppio. Poi c'è stata la vittoria del Calvino sul campo del Orsaiseo sempre più in crisi, il 3-1 invece del Brusaporto che si sta risollevando sul campo del Ghedi, 1-1 della Castellana col Vobarno, 3-0 del Breno col Cazzago Bornato e il 3-2 della Bizzolese con l'Orceana. Baghera, centesimo gol e papà, per cui tutto un festeggiamento unico. Andiamo a vedere la classifica con la Drenze sempre in testa 24, Monfalenghese 21, la Governolese 20, Bedizzolese e Vobarno 19 con il Vobarno che però deve ancora riposare, poi a 18 Calvina Sport e Brusaporto. Anche qui si è un po' accorciata in virtù del riposo e anche degli ultimi risultati della Drenze la classifica verso l'alto, mentre c'è la Castellana sempre più sola in fondo alla classifica, anche se l'Orceana che era attesa da ben altro campionato gli sta facendo compagnia. Mario, voi con la Drenze avete giocato, avete perso 1-0. Sì, mi ho giocato 2-3 settimane fa, un sabato sera. Sì, è una buona squadra, un'ottima squadra che secondo me ha qualcosa in più rispetto a, diciamo, la norma del girone. Può giocarsela benissimo per vincere. Mentre ricordo male io, avete giocato anche con la Governolese e avete perso. Sì, abbiamo già giocato da loro, in casa loro. È un campo piccolo. Esatto, sì, abbiamo perso 2-0, però abbiamo fatto un'ottima partita sia con la Governolese che con la Drenze. Forse con la Drenze meritavamo qualcosa in più che uscire sconfitti 2-1. Ma appunto, come dicevo prima, anche solo un pareggio con la Drenze, eravamo a pari punti, ma a parte questo non è il nostro obiettivo, anche se poi se qualcosa viene sempre di più, tanto meglio. Andiamo invece, non ce l'ho la grafica perché non l'ho preparata, però facciamo un pronostico veloce sulla finale di Coppa Italia di eccellenza. Allora, all'andata il Cavenago Fanfulla ha vinto sul campo del Cazzago Bornato, l'avete già incontrato? Sì, settimana scorsa, è vero. Noi abbiamo vinto 2-1. Quindi Cazzago Bornato che ha perso 2-0 in casa e che andrà in quel di oggi mercoledì sera a cercare una qualificazione abbastanza insperata sulla carta, sicuramente non partono da favoriti. Un po' più aperto invece l'altra semifinale, perché il Mariano ha vinto sì, ma solo con un gol di scarto con l'Union Villa Cassano, se non sbaglio 3-2, giusto, ha vinto. Sì, e quindi adesso avrà il ritorno fuori casa, perché il Mariano aveva vinto in casa 3-2 e quindi qui la cosa è un po' più aperta. Giulio, vai di pronostici intanto. Ma allora, io ho visto l'andata di Cazzago Bornato Camenago Fanfulla e il 2-0 sta stretto addirittura al Camenago, quindi allora, guardando la partita dell'andata sembra scontato, poi nel calcio tutto è possibile, quindi pare favorito il Camenago. L'altra non so dirti, penso comunque, visto i 3-2 è stata di gara aperta comunque questa qua rispetto a quella dell'altra del Fanfulla. Claudio? Sì, penso che per quel che riguarda il risultato acquisito all'andata ha decisamente tutte le chance la formazione del Cavenago Fanfulla contro i bresciani del Cazzago Bornato, che in questo momento stanno un po' avendo qualche difficoltà vista anche la sconfitta di ieri. Ho dato un'occhiata un pochettino alle pagelle, mi sembra che con la sufficienza ci fosse forse solo Amasso K
e insomma, se il Leone è l'unico che riesce ancora a dare qualche cosa, vuol dire che sono un po' in una fase un po' di appannamento, insomma, ecco, quindi ricordiamo che la finale sarà l'8 di dicembre e poi vabbè, lì il campo bisognerà vedere in base alle, alle qualificate in finale, perché si sceglierà di solito metà strada, giusto? Per cui allora io direi che possiamo salutarci, così ci diamo appuntamento a venerdì con le finaliste di Coppa Italia d'Eccellenza, perché ce li avremo i nomi di chi si è qualificato, e per presentarvi il fine settimana, che già ha un anticipo, ve l'abbiamo detto, ma magari potrebbe averne altri, che è il derby di Crema fra Crema e Pergolettese, che si giocherà sabato sera al Voltini. Io ringrazio Luca Ferri per essere stato con noi, grazie, in bocca al lupo al campionato del Caravaggio, anche a quello dell'Offanenghese di Mario Colonetti, e invece a Mauro dico in bocca al lupo per il prosegue la tua avventura al seguito della Pro Patria quando gioca in casa, con le partite che ci, gentilmente ci venite a fornire. Ciao Claudio e ciao Giulio. Ciao. Oltre al rugby seguirete qualcosa? Beh, Claudio ci ha già detto che va a vedersi il derby, sì, giusto? Sì, sabato sera, sì. Per cui Giulio deve essere... Io ho Binolef e Padova sabato sera e poi ho Caravaggio, seguo Caravaggio Lumezzane domenica. Quindi... un'altra, fammi salutare Dino, perché poi mi aspetta al varco, all'ingresso. Sì, Dino, fallo entrare, grazie. Mi aggiungo anche io i saluti. Aspetta, okay. Mi aggiungo anche io. Perfetto, sì. Ti salutiamo tutti. Io se quando la prima partita di mercoledì che fanno in festimale vengo a trovarti, per cui ci vediamo presto. Grazie per essere state con noi, ci vediamo venerdì e poi naturalmente lunedì prossimo con Parliamo di Calcio alle 20.30. Arrivederci. Cerchi la schivata, passerà. E quel giornalista spara un colpo basso, guarda un po'. E tu, alla ricerca di un santo in più. E tu, vorresti solo che sia un gol, semplicemente un gol. Il programma è stato offerto da... Corpo Vigili dell'Ordine, un'organizzazione su cui contare.